Ciao a tutti ragazzi e buon inizio 2018. Scusate l'assenza, ma sono state settimane parecchio impegnate, ma ora si riparte alla grande. La Switch sta vendendo un casino e questo sarà un anno cruciale per la Nintendo e la sua nuova console. La rete è impaziente di sapere cosa è in serbo la grande N per noi e si vocifera di un Nintendo Direct a breve, zeppo di novità. Un nuovo firmware? Metroid entro fine anno? E il servizio online a pagamento? Insomma, tra poco ne vedremo delle belle, quindi prepariamoci al meglio. Ho visto che una delle richieste più gettonate sui social sono consigli sugli acquisti per quanto riguarda le micro SD. Sì, perché come ho già detto nel mio primo video, uno dei colli di bottiglia più evidenti della nostra amata console è una memoria interna abbastanza ristretta, solo 32 GB. Tra acquisti sugli shop, salvataggi, screen e video capture, si rischia di rimanere a corto di spazio in brevissimo tempo. Fortunatamente la Switch supporta le micro SD attraverso le quali potremo espandere lo spazio di archiviazione fino a un massimo di altri 2 tera. Ma quale modello scegliere? Partiamo dalle basi. Il mercato è saturo di modelli e classificazioni per quanto riguarda queste schede di memoria, quindi intanto cerchiamo di imparare a riconoscere i tipi di SD dalle sigle riportate. Le micro SD si dividono in due macro categorie, SDHC e SDXC. Queste due sigle identificano semplicemente la capienza della card. SDHC sta per Secure Digital High Capacity ed indica una capienza compresa tra i 4 GB e i 32 GB, mentre SDXC sta per Secure Digital Extended Capacity ed è indice di una capienza dai 64 GB in su. Ora le classificazioni o classi. Una micro SD che riporta la scritta UHS-1, ovvero Ultra High Speed 1, equivalente di classe 10, sarà in grado di trasferire i dati a una velocità minima di 10 MB al secondo. Le card UHS-3, High Speed 3, sono invece pensate per leggere e scrivere contenuti più pesanti, come video in 4K o contenuti HD con un elevato bitrate, a una velocità minima di 30 MB al secondo. Le UHS-3 sono chiaramente più veloci e costose, ma tenete presente che la Switch non può sfruttare appieno il loro potenziale. Senza entrare troppo nel tecnico, se volete accettare un mio consiglio, una UHS-1 andrà più che bene per la Switch e le nostre esigenze. Più che investire soldi sulla velocità della micro SD, il mio consiglio è prendere una classe 10 bella capiente, dai 64 GB in su. In descrizione, comunque, vi lascio qualche articolo più tecnico in inglese sul perché le UHS-3 sarebbero una spesa superflua per la nostra console. Ora diamo uno sguardo su Amazon su quali possono essere i modelli più interessanti. La prima scelta potrebbe ricadere sulle micro SD ufficiali Nintendo, ma il mio consiglio è di evitarle a meno che non siate felicisti dei prodotti branded. Insomma, per una card da 64 o 128 GB, dalle specifiche assolutamente normali e secondo alcune review addirittura inferiori, andreste a spendere il doppio rispetto alle concorrenti sul mercato. Però volete mettere? Avreste un'immagine di Link o Mario sulla confezione. Per il resto il mercato è veramente saturo. Compagnie come Samsung o SanDisk hanno prodotto modelli che sostanzialmente si equivalgono e l'utente medio difficilmente riuscirà a percepire una reale differenza di velocità tra una Samsung MBMC128GA EU Evo Plus da una SanDisk Ultra A1 classe 10 e altre mille scritte che sinceramente sono abbastanza indecifrabili. L'unico consiglio veramente utile che vi posso dare nella vostra scelta, se comprate su Amazon, è di tenere d'occhio le varie fluttuazioni di prezzi, magari con un'app tipo Price Tracker. E soprattutto, se volete andare sul sicuro al 100%, comprate sempre direttamente da Amazon e non da terzi per evitare spiacevoli sorprese o pratiche aggiuntive in caso di prodotto non funzionante, reso o cose del genere. Io per esempio utilizzo una SanDisk Extreme da 64 GB. Non l'ho comprata per la Switch, ma l'ho riadattata dalla mia Reflex. Utilizzando per lavoro fotocamere e apparecchiature del genere, avevo già una bella scorta di SD micro SD in avanzo e per ora non ho riscontrato alcun problema di sorta. Per ricapitolare, il parametro fondamentale che dovreste tenere d'occhio è che la micro SD sia almeno una UHS-1, velocità standard per l'utilizzo su Switch. Per il resto fatevi due conti su quanti soldi avete intenzione di spendere e di quanto spazio di archiviazione avrete bisogno. Acquistate molto in digital o siete feticisti della cartuccia fisica come me? Nel secondo caso 64 GB per iniziare potrebbero andare più che bene, altrimenti 128 e passa la paura. Spero che questo video vi sia d'aiuto, scrivetemi nei commenti se avete puntato qualche modello in particolare e se vi servono dei consigli. Mi raccomando, condividete il video e mettete mi piace. A presto!